insomma, oggi non è andato per nulla bene questa giornata. Giornata di oggi direi che è il più brutto Catanzaro di quest'anno. Una partita dove l'abbiamo giocata male, ce la siamo giocata male. I meriti al Benevento perché ci ha messo sotto dal primo all'ultimo minuto. La partita che ha fatto il Benevento è la partita che dovevamo fare noi. Faccio i meriti a loro perché hanno vinto una partita meritata. Ci hanno fatto due gol, hanno avuto altre occasioni. Direi che la partita l'ha fatta solo il Benevento e ha meritato di vincere, nient'altro, perché Catanzaro oggi era assente. E c'è qualche concausa che lei pensa possa aver generato questa prestazione così scialba da parte dei suoi uomini? Non so, può anche capitare che nell'arco di un campionato esca fuori una partita del genere. Mi auguro che sia solo un episodio di uno o due partite e nient'altro, anche perché noi siamo una squadra dove se non giochiamo tutti per lo stesso obiettivo facciamo fatica. Oggi direi che non abbiamo fatto niente per mettere in difficoltà il Benevento, sapendo anche consapevoli che il Benevento arrivava da qualche difficoltà come ce l'avamo anche noi, e abbiamo aspettato solo di prendere gol per iniziare a fare qualcosa. Quindi nulla da dire, faccio i complimenti a loro perché hanno giocato da squadra che si vuole salvare e vuole uscire prima possibile da questa posizione in classifica, e credo che giocando così possa arrivare ancora ai playoff il Benevento. Quindi sono convinto che questa squadra, il Benevento, farà strada. Io mi auguro di poter raggiungere la salvezza prima possibile, mi rendo conto che è difficile anche perché con gli innesti nuovi che sono arrivati in settimana scorsa sicuramente faremo un altro tipo di campionato, però l'obiettivo è sempre quello, la salvezza, è cercare ora di uscire dal quintultimo posto. Francesco Ascolta, io ho visto in questo primo tempo Catanzaro, come dici tu, proprio oggi assente, ma soprattutto sofferente sulla mediana, e infatti cambi poi in uscita sia di Castiglia subito, poi di Quadri e di Benedetti, sono diciamo la luce che indica che il Catanzaro oggi ha sofferto soprattutto sulla linea mediana. Ma il Catanzaro oggi ha sofferto non solo, ha sofferto tutta la partita. Io, come ho già detto alla squadra, li ho anche avvisato a fine partita, con me gioca solo chi corre, non chi guarda, perché vedere elementi importanti per il Catanzaro che guardano la partita non va bene. O corrono tutti, altrimenti andranno in tribuna, perché ogni settimana lascio a casa 6 o 7 elementi. Se non mi fanno vedere qualcosa di importante durante la settimana o in campo, con me faranno poca strada, giocheranno poco. Ho detto questo perché sono rimasto deluso da Castiglia. No, ma non è la questione di essere. Non è la questione che l'ho sostituito, non per motivi. L'ho sostituito perché vedevo che non c'aveva il passo di Montiel. Nonostante che Montiello non è uno che abbia uno scatto, uno spinto, un giocatore che gioca più con la palla addosso che nei movimenti, aveva difficoltà a prenderlo, ho preferito mettere un Loa che è uno che riesce a spingere e a difendere.